Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 67esima puntata della serie americana. Oggi siamo qui con... Buonasera a tutti. E basta. Siamo solo io e Simo, che tra un po' Simo deve anche andare. Sì. Perché... per questo ragazzi, mi chiedete tutti quanti perché ho finito la serie Terzisti. In previsione di questo, che adesso tutti, soprattutto Daniele e... Matteo, non si sa se è vero o no, ma comunque sono a lavorare a quanto Matteo, Daniele, sì, Matteo a quanto dice a lavorare. Per cui siamo solo io e Simo, potete capire che la serie Terzisti, io e Simo non può andare avanti. No. È tutto questo che per dirvi il perché ho finito la serie Terzisti, no perché non ne avevo più voglia, anzi era bella, stavamo andando avanti bene. E niente, come vedete abbiamo fatto ancora un po' di pulizia, adesso siamo a 65.000 euro. Aspetta che sto spostando la cipatrice. A posto. E ragazzi, mi sembra che giusto ieri parlavamo di Valtra e c'è il Valtra in offerta. Però, sì, di Valtra, scusate, di JCB. C'è il Fast Track in offerta, però noi non abbiamo i soldi per prenderlo. Per cui mi sa che dovremmo aspettare. Mi dispiace perché anche questa è un'offerta buona del 15%, ci toglie parecchio, però non si può fare di meglio, cioè non ci possiamo fare nulla. Più di questo dov'è? Qua. Portiamo un pelo avanti la cipatrice. Cammina? Cammina. Con calma. Puro. Con calma, calma. Ancora me ne sono abituato con sto carrito. Aspetta che te lo vado a passare. 15, un conto 17. Un poco complicato. Ce la fai? E dai, va qua in culo, non cominciamo. Vuoi che te lo faccio io? Ecco, così, alza su. Vai un po' indietro. Ecco, avanti adesso. A posto. Via. Ehi. Ma guarda che no, qua. Ragazzi, questa casetta qui, allora, l'abbiamo buttata giù, sono venuti a ricostruirla, l'abbiamo ributtata giù 20 secondi fa perché abbiamo tirato giù un albero che ci è andato a finire proprio sopra. Gli impara. Così gli impara a costruire le casette in mezzo. A metterla che sono. A mettere che mette due. A mettere di quello. C'è anche un gabinetto lì, per cui. Qua sono venuti a fare. Con Romania c'ha il dividere fuori. Ma io vorrei capire perché fa così. Però vabbè. Dai, si sta tirando dentro da solo. Uno va, l'altro no. Dice, tirare un po'. E l'altro adesso vediamo. Sì, sta andando anche quell'altro. Sì, è brutto che bisogna spingersi. Col nastro pensavo che potesse tenersi in qualche modo. Invece no. Che porca. Dov'è? Vuoi vedere se... ecco, tra poco ci finisciamo tutti quanti le piante. Sì, ragazzi, non so se lo dicevo che eravamo nella puntata o meno, ma poi dobbiamo riseminarle. O qua o sotto al 27, da qualche parte dobbiamo riseminarle. Quante ore c'hai su Steam? 11.4? Io 12.6. Più o meno siamo lì. La tagliamolo in modo che cada. Tagliare gli alberi col joystick è la cosa più difficile che abbia mai fatto. Però la cosa più difficile su farming penso di sì. A parte niente. Penso sia la cosa più difficile che c'è. Qui c'è questa gru qua che abbiamo utilizzato per tirare giù il coso da sopra il tetto. Là. Ma qui c'è la porta mezzo aperta.
posto. Vabbè, ma qui ci arriva anche teoria acqua e fogna questa casetta qui. Vabbè, anche la corrente, cioè c'è di tutto praticamente. Meglio, cioè meglio, a me non mi interessa se ci abbia la fogna e l'acqua o meno. Qui adesso bisogna spingerlo tutto perché sennò non gli sta simpatico. Apriamo bene. Ok, no, ok, è un tubo. Ci vorrebbe una cosa che, tipo un naso trasportatore in piano che trasporti oh dai che si era alzato. Il tronco in piano. Sarebbe veramente comodo. Perché così è un po' problematica la cosa. Cioè, veramente spingerlo. Va bene che abbiamo questi che è comodo spingerlo con questi. Però, insomma, metterlo qui e se lo tira dentro da solo sarebbe tutta un'altra storia. Sì, ma che capota le piante. Sì, il dettaglio non graio. Guarda che hai tagliato questa qui grande. Sì. Vediamo. Alà! Adesso non cade di nuovo, sì, è più caro. Ok. Cacchio, qua mi incassa la partita. Ok. Ok, togliamo tutti questi rametti qua che danno fastidio. E facciamo delle misure accettabili, tipo così. Sì, tanto andiamo a occhio. Se qui sarebbe da prendere la Pons, cioè la... scusate, più che Pons, magari fare un acquisto in futuro sarebbe quello della... Sampo qua, com'è che si chiama? Sì, questo qui, HR46X. Ci costa circa metà di questo, eh. Però... Limbo. Però mi sembra che quello lì tagli solo alberi di piccole dimensioni, cioè tipo questo qui che stiamo tagliando adesso noi non lo taglia. E poi con il braccio, tipo il braccio non funziona come quello dello Scorpion che lo comandi tutto te. Lì in teoria comandi l'allungamento, cioè puoi comandare solo una movimentazione. L'altro lo fa tutto da solo. Cioè... Ma come capatore vendevo, eh? È più semplice da utilizzare. Potremmo darlo a Matteo. Un casco, guarda Adesso vengo a spingere anch'io, sì. che roba. Ai? Ai? Cascato, è rimbalzato l'albero. Noi su Farmiga abbiamo gli alberi che rimbalzano. Caro mica pieno. Uno sì, l'altro. Dai però, drizzati. Vedere come si sumendimo. Perché se no Simone abbiamo più una foresta, basta poi. Sono lì semi. Quanto costa quella per seminarle? Sempre qua. 26.000 euro, non ce n'è altre? No. Per il 15 ne è uscita una che ne seminava tipo 3 alla volta. Anzi, fateci sapere, tanto da qui a quando li semineremo passerà parecchio tempo. Se preferite che seminiamo per esempio su un campo o dentro la foresta di nuovo. Cioè, guarda, si capota anche da solo senza niente davanti. Sarebbe più comodo su un campo, più comodo. Però sarebbe anche più bello sulla foresta, insomma. Magari comprarne 3 o 4, però se costano... Uè, 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 uè. Ciao Greco, stiamo registrando. Ah, ciao. Ciao a tutti. 26.000! Spendere 75.000 euro, comprarne 3... Posso 70.000... entrare? Ma è Sì. mocco dopo? Posso Lo so, ma... entrare? Sì. Lo so, Simo, ma... Fanno 4 all'ora, quelle. Scusate l'orario, ma sinceramente ho avuto gente che mi hanno proibito nettamente di venire su al PC. Non ve la taglio neanche, ragazzi, tanto questa qui fa presto. E cos'è che stavo dicendo? Eccomi.
Aiaio. Che, ah sì, praticamente ci vuole una vita seminale. Io sarei più tentato per seminarle di nuovo qui sulle foreste, fatemi Saresti sapere. più piantato, hai detto. Eh? No, niente. Hai detto io sarei più piantato. Volevo dire più orientato. Vabbè, insomma. E Io preferirei piantarli sul bosco. Fatemi sapere anche la vostra. Magari vi faccio un sondaggio. No, ok, non ve lo faccio perché da qui a quando caricherò il video sicuramente mi sarò già dimenticato. Ok. La puntata di Eurotruck, che dire, vedete oggi? Sì, la puntata di Eurotruck, o forse che vedrete domani. Insomma, una puntata, quella del Sembrimago da 25,25. Ho registrato, stranamente mi è venuto a pesare tipo 1,30 giga. Una roba stratosferica, di solito della stessa durata mi pesano 500 mega. Non vorrei star facendo video in 10K, non so come, dato che il monitor è in 1080 però. Via il... non è pulito. vabbè, cippiamo anche le foglie. Eh sì, le forbici, stavo dicendo. Ce li pagano di più. Magari. Aspetta però. Fortuna che si è fermata. Sì, ma c'è da vendere se volete. Se volete vado io, se... Tutti. Come, ciao a Ciao, tutti. Grego. Cos'hai? No, niente. Mi sono perso, però vabbè. E vai con liscio. Prima io e Simo ci facevamo le gare e guardavamo che con 30 cavalli di differenza da vuoti lui mi mangia fuori lo stesso. In Beh, salita. fai 63 comunque, più spinta. Ma in salita di... beh, sarebbe da provare adesso, ma dopo ci pensiamo a provarci da fermi. Cioè io vi supero a piedi, non so. E vabbè, ma c'è la moda, si schiaccia lo zero. Lo zero? Sì. E io sono atletico. Tra un po' mi superi lo stesso a piedi. Guarda, sì, ora gli scarico il cippato addosso. Dove? Qui è da tagliare. Sì, più o meno. Attenzione di andare. Primo, supera. Oh, Simo! Ecco di qua, bisogna andare. Treni? Non ne vedo. Spero che non ne passino in questo momento. Io ho fatto la curva piano, ho poca accelerazione. E Ma è sinceramente, con il siamo due. Perché è un fan. Grego. Sì. Passo io, se passa le cose. No, io non lo vedo in lontananza. Sarebbe bello se magari fosse indicato con il puntino o il disegnino del treno, il ciuf ciuf qualcosa. Dov'è il treno? A parte che so che effettivamente è una mod per cui di originale non gira da solo il treno. E scommettete che ci sa se nella in Farm Simulator 19, se lo faranno, ci sarà la possibilità di far partire il treno, diciamo, che gira da solo, ma sicuro. Penso Perché? che tratto riusciranno da qua a 2 anni. Ma sì, Ah, infatti. c'è bello. Ma neanche all'anno prossimo. Da quanto ho capito dovrebbero uscire anche i fan dei 7R di Ago. Ma non ne sono sicuro. Ce n'è di tempo finché le Ne cose aveva possono parlato, cambiare. sinceramente. Eccolo qua lo treno. Adesso che aveva parlato riguardo al a quel randazzo che aveva dato lì in anteprima per vedere se era un team affidabile. Io non l'ho ancora visto. Io sinceramente sarei l'unico che andrei a caricare una mod senza che mi è stato autorizzato su un sito. Mi sembra che per ora nessun altro lo faccia, perché comunque lì ci sono anche nomi abbastanza importanti per il modding italiano. C'è Sbaffo, Ago c'è Ago, sì. No, e Maru. Maro non è italiano. Ah, umano. C'è Marco Lussi, Vitali. C'è Simo 96. Ce n'è qualcuno.
Di dov'è Maru? Non lo so, penso tedesco. Di aeroporto. Treno, non passa. Ehi. Macchina, mi scusi tanto, ma io passo prima. È però tamburo. Eh no. Dov'è? Dov'è che ti sei incrastato? Vaffanculo. A posto. Qui ci sono i lampioni accesi che c'è un po' di scuro. Senti, scherzo le palle, macchina. Ancora lì. Tanto poi mi raggiunge, ragazzi. Gli alberi, dove li taglio, mo? Gli alberi, aspetta che prima togliamo tutti quelli. Perché ecco una bomba in fianco. Ci sta con un fianco al campo 4, sì. Fai tutto sporco. 102 ore e 2. Sì, non ne ho più fatte tante perché non ci ho più tenuto sul caricatore. La volta che vengo giù a scaricare ce lo butto su e lo lascio giù in farm. Tanto oramai è fisso ai trasporti lui. Tanto un trattore con 240 cavalli non serve sotto un caricatore. Ci abbiamo i JCB, là, i biroccini, che sono molto più comodi e agili. Ci fai 360 che è un piacere, però. Daniele confermato. E lui quando si parla di biroccini e fare 360 non lo batte nessuno. Treni. Forse non... il suo biroccino. Treni non ne vedo, di qua. Ti arrivi sulla puntata 33 circa. Simo, dai che ti prendi il casello, aspetta. Di Simo che cantava dei papaveri. No, ne volevo farti prendere il casello. Sì, vabbè, il casello, che il passaggio a livello. Il porto. Ci sono le gomme molle dietro a quel carro, mi sembra. Quando arriviamo lì dalla salita, Simo, fermiamoci che almeno vediamo... come va più veloce? Vabbè, tanto tu devi andare a far gasolio. O no? No. Ci fermiamo lì dalla salita e vediamo in accelerazione quale dei due è meglio. In teoria io con i T-Runner sono più pesante, però 30 cavalli in più dovrebbero circa essere alla pari. Ok. Mi fermo qui. Grego, dai tu il via. Quando siamo fermi. 3, 2, 1, via. Spegni le luci, che spengo le luci, che almeno ha più trazione. C'è la batteria, ma non vuol dire. No. Prima gli andiamo a portare due euro. Dai, il vantaggio. Stupende. Sì, in vantaggio sono in vantaggio io. Poco, ma sì. Spegni l'aria condizionata che è più veloce. Sì, ma qui abbiamo fatto le curve, ora con le curve non è più, non conta più. Simo ha più copie e bassi regimi. Cioè Simo ha più copie e basta, perché anche gli altri regimi ha più copie. Però io farming c'è anche questo. Che roba. Ciao. In farming c'è anche la coppia. Del motore c'è il torque. Sì, e basta. Vabbè. Torque c'era su War Thunder. C'era su? War Thunder. E che cos'è? Quello degli aerei della seconda guerra mondiale. È la stessa cosa, guarda. Beh. Penso che non so se abbiano lo stesso engine, ma comunque è differente uno dall'altro di engine. L'engine proprio non vuol dire niente. No, non è vero che non vuol dire niente. Anche lui fa. Quindi adesso tirate su questo. Do una mano con un biroccino. Ah, sono tutti due pieni. E se vuoi c'è il fast. Il questo. Perfetto. Ma dai, non mi cappotto. Ah, è qua. Aspetta che te ne spingo un po', anzi ci butto su anche questo, poi li spingo tutti dopo. Ok. Sì, effettivamente... Ah, non laggare adesso. Ha laggato e ha perso il tronco. Ha laggato anche a te? Sì.
Allora avrò legato, serve. Ma Tu non serve? tardi, ma soldi? 79.000. Yeah! Ci siamo andati in guadagno. Ora possiamo. Tutto quello che guadagniamo d'ora in poi è solo guadagno. Andiamo a darci Puro la falsa gioia! guadagno. Eh Compriamo senza limiti! sì. Allora, quel tronco l'ha messo storto. Si vuole drizzare o. Che è. Oggi a casa mia c'era uno che stava appiccando con un TM130. Potevi farci un video. La foto. Mettiamo foto su YouTube poi. Oh. Quando passo. Quando sarà la metterò nel gruppo e scriverò indovina. C'è mezzo grande qua, che se ci vado contro mi si macchina. E ieri c'era un McCormick, per questo il Veneto meriterebbe di smettere di esistere. No, ciò che è già al 75%, è caro. Andate giù con calma. Ok, ora mi Parlo ci io incastro. a Piccardo. È bloccato! Sto ceppino qui da fastidio. Comunque è tornato Simmo con noi. Zeppa adesso è in discoteca. Lavora quando fa comodo. Partito, partito. Per cercare su. Lag. Dai. Andiamo, Benissimo. via. Cioè, sto cosino c'ha delle luci proprio che sembra un lumino da cimitero. Oh, Perché scusa, dentro sì. c'è morta troppa gente. Ti metto anche questo lì, buon divertimento. Quante volte potrebbe essere morto il nostro personaggio su Farming? Un par de mille. Qua. Io non lo so, ma solo il fatto quando vai sotto la mappa. È È morto, morto. mega B, ecco, porca. Ok, voglio vedere se riesco a prenderne due in un colpo. No, però, se cominciamo così proprio, cominciamo malissimo. Ok, così cominciamo già meglio. Mettiamo. Mamma mia, guarda qui, c'è pieno. Pieno. Cipatrice? Vabbè, porto avanti il fendo. Tanto la cipatrice non sta cippando. Bisogna stare attenti perché sennò si butta via cippato per un attimo. Ah, non lo tiene, lo butta via? Se supera i 5.000 litri suoi di capacità della cipatrice, il resto lo butta. E allora qui c'è. È pieno il fendo, è vuoto. No, il fender ce l'ho appena messo. Ah, ok. Di cippato se ne fa che è una gioia. Guarda, due alberi col birocino. Ma c'è Simo. Vai. A posto, via su un Questo lato. posto? Eh? Lì sì, c'è da Questo togliere due posto? ceppi se vuoi, se no li tolgo io dopo. Veda lei. Sì, ecco, ci metto l'OFF, guarda, l'OFD, no, come Ah sì, la sì. Prima Occhio, credo. A vuoi posto. quanta io? Dai. Dai, io ecco. Ma finché lo metti al contrario, Greco, io l'ho spiegato ieri, non mi ricordo a chi, che non riusciva a capirlo, ma i tronchi vanno messi con la parte più grossa e quindi più pesante verso il dentro della cipatrice, se no non si ritirerà mai. Così proprio andiamo avanti tanto. Aspetta che vendo questi. Sì, effettivamente hanno messo anche la cipatrice posizionabile, ma non so su Farming quanto posso tornare utile effettivamente, perché comunque c'è già questa che è veramente comoda. Questa qui è veramente comoda, Grego. Questa qui è veramente comoda, più che penso quella posizionabile, perché è come quella posizionabile, solo che si può anche spostare. Quella posizionabile vende. Eh sì.
Vabbè, ma penso che lo venda al prezzo che lo paga la segheria. Sì, ma Però là ci sono ancora dei pezzi. non so se il beccuccio sia più lungo di questo. Mi sa che è più corto, sai? Questo Ma di quella posizionabile? è più lungo, mi sa, di quella posizionabile. Ma quella posizionabile, se è posizionabile, manco ce l'ha, eh. Fammi capire. Dov'è? Eh sì, il beccuccio, quello. Ah, quello per prenderli, guarda, te lo dico subito. Guarda, se non è più corto, più lungo non lo è di sicuro. Perché ce l'ho appoggiata di fianco. Faccio. Qui ce n'è ancora un altro pezzo, poi se non sai cosa fare. Sei ancora lì? Devo andare a spingerlo. Tanto che ti spinge lui arriva da prendere quello là in mezzo agli alberi, è un casino prenderlo col trattore. No, no, l'ha preso, l'ha, no. Lo prende per un attimo e poi lo molla. Anche questo lo prende per un attimo e adesso lo mollerà pure. No, è strano. Aspetta che non voglio parlare troppo forte, che c'è ancora strada. Spinga pure, via. Dove che spingo io? Vai, vai, che spingo io. Che c'ho il coso più largo, non mi viene meglio. Metto un attimo giù il case e vado un attimo con la motosega a tagliare questi. No, 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 di là, credo, di là. Quelli dove c'è Silo. Ah, ok. Come prima. Quanto sta il fend? Togli il cippato. Piazza le palle. Anzi, togliamo due ceppi, va. Sì, proprio con tutto il posto che c'era sopra l'altro. Allora, vediamo un Ma po' perché che... qua i ceppi si rompono quando taglio l'albero? Come i ceppi si rompono. Sì, taglio. Ah, perché questi sono già tagliati. Ah, ok, andavano solo spinti. Secondo me questa qui è la cosa più utile di farming. Io comprai il DLC JCB nel 15 quasi solo per poter usare questo tringiaceppi qua che va attaccato al JCB. E ora lo... Sì, che l'orno. Il Kun non so, adesso poi vediamo. È che metterlo sul server è un po' impossibile perché sennò dovrei farlo comprare a tutti o regalarlo io a tutti. In teoria solo io ce l'ho. Infatti. Ma non lo mettiamo, no. Tanto per Come quei mod non c'è. due cosini che ti danno. Qua. Beh, due. Sì, Sì. beh, no, c'è veramente tanta roba. Però. È su. È un'espansione alla fine, non è chissà cosa. Beh, l'espansione è anche bella grande. Io sicuramente. Come cavolo, fai a incastrarti qua? Io ve lo dico già adesso che Daniel Moretti ti ha taggato in un posto, si vede nel video. No, aspetta che lo... Aggiunge due cose comode, la pressa che fascia direttamente, Ah, è vero, quella lì è comoda. e poi Quella qua. A aggiunge le irroratrici per chi le usa più larghe. me piace il fatto che abbiano messo quella tipo seminatrice combinata che devi mettere il tank davanti, la fresa o l'aratro dietro, cioè è veramente bello. Che io ho tipo attaccato un botto di attrezzi lì. Questo qui proprio è un alberino da ride. Cioè, sarà 3 metri d'altezza. Stavano con Ma questa visuale, arrivati. ragazzi, per toglierle meglio, eh. Vi dicevo, scusate, che prima, sicuramente io non comprerò il DLC. C'era sotto, ah no. Il DLC Big Bad, quello che è stato annunciato, quello lì ve lo dico subito che non lo comprerò perché quel trattore lì. Non fatevi rotolare giù se riuscite però. Perché che trattore è? È un trattore tipo che è stato definito il più potente al mondo, ma a me fa sinceramente molto schifo. C'è un DLC solo per quel trattore? Eh beh, penso che metteranno qualcos'altro. Lo fanno pagare 2 euro. Beh, allora. Perché un trattore farlo pagare
Già farlo pagare un trattore o una ladrata? Che stanno ancora vendendo, ragazzi, i media volt della di Farming 17 a 5 euro. Cioè, che oramai Farming 17 è un gioco. No, ho tagliato un pezzo. Aspetta, aspetta un attimo, che voglio vedere una roba. Lì puoi tagliare il legno, mi sa. Eh no, vedi che non lo taglio. Non mi capisco, ma io quando entro mi sto tagliando. Non lo so, qui sì, ma ce n'è un. Sono tutti tagliati, però non sono caduti. Neanche solo questo. Quasi tutti. Sì. Va bene, ragazzi, noi continueremo qui. Io vi ringrazio tantissimo per la visione da Dan. Prego. E basta, è tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.